che cos'è il debito pubblico. Te lo spiego. Ma prima di cominciare, vi annunciamo che ritorna il fantastico giveaway di Te lo spiego, che mette in palio ben 3 buoni di acquisto Amazon, ciascuno del valore di 20 euro. Per vincere, vi basterà mettere mi piace a questo video, scrivere nei commenti quale vorreste che fosse il prossimo video di Te lo spiego e iscrivervi al nostro canale, ricordandovi di cliccare sulla campanella per essere sicuri di ricevere una notifica quando uscirà il prossimo video, nel quale annunceremo i vincitori del giveaway. Buona fortuna a tutti e adesso si comincia! La donna che sta venendo disegnata ora sui vostri schermi è l'Italia. O meglio, è la versione personificata dell'Italia come l'ha immaginata lo scrittore Cesare Ripa nel 1603. Ecco, ora pensate all'Italia come a un genitore e ai cittadini come ai suoi figli. Tantissimi figli. 60.359.546 figli, per la precisione. Una famiglia così numerosa è molto costosa da mantenere. Ecco perché l'Italia chiede a tutti i propri figli che lavorano di contribuire alle spese di casa. Questo contributo sono le tasse che i cittadini pagano ogni anno allo Stato e che l'Italia usa per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, le pensioni e il finanziamento delle opere pubbliche, come ponti, strade o ospedali. Se i soldi che i cittadini pagano in tasse sono sufficienti a coprire tutte queste spese, si può parlare di pareggio di bilancio. Capita a volte però che le spese dello Stato siano molto superiori a quello che l'Italia riceve come contributo dai propri cittadini. In questo caso si parla di deficit di bilancio, che è un bel problema. Sì, perché i soldi mancanti servono di solito per affrontare spese fondamentali per la cittadinanza. E siccome non è nemmeno concepibile l'idea di non ricostruire un ponte crollato o di non pagare la pensione di zio Totonno, lo Stato è costretto a trovare una soluzione. Una soluzione possibile sarebbe quella di aumentare le entrate fiscali, ma non viene mai accolta bene dai cittadini e raramente è sufficiente da sola a risolvere del tutto il problema. In più, dato che nessun governo vuole essere ricordato per aver aumentato le tasse, è uno strumento che viene usato di solito solo quando è davvero indispensabile. Una seconda possibile soluzione a disposizione degli stati per affrontare il problema del deficit di bilancio è quella di stampare più denaro con il quale coprire la somma mancante. Anche questa soluzione però non è priva di rischi perché può portare ad un aumento dell'inflazione e alla diminuzione del potere d'acquisto della valuta nazionale. Rischi di cui però noi italiani non dobbiamo più preoccuparci perché entrando nell'euro l'Italia ha rinunciato alla propria sovranità monetaria e non può più stampare denaro a proprio piacimento. I soldi che noi usiamo oggi, gli euro, vengono infatti stampati dalla Banca Centrale Europea. L'unica soluzione alternativa per uno Stato come l'Italia diventa perciò quella di chiedere del denaro in prestito, ed è qui che nasce il debito pubblico, che in parole povere possiamo definire come la somma di tutto il denaro che lo Stato nel corso degli anni ha chiesto in prestito e che deve restituire con i relativi interessi. Ma uno Stato a chi può chiedere dei soldi in prestito? E come? Per ottenere dei soldi in prestito e rifinanziare così il proprio debito pubblico, l'Italia può decidere di emettere dei titoli di Stato, che in gergo economico sono dette obbligazioni. Le obbligazioni sono semplicemente delle promesse di restituzione di un prestito più qualcosa per il disturbo. Ed esistono 4 tipi di obbligazioni che l'Italia può decidere di emettere. BOT, CTZ, CCT e BTP, che si differenziano tra loro in base alla durata, ovvero il tempo che lo Stato ci metterà a restituire il prestito e a pagare i relativi interessi. Gli investitori invece possono essere privati cittadini, imprese, banche o addirittura stati esteri, che si assumono il rischio di prestare soldi allo Stato in cambio di un interesse prestabilito. Il debito pubblico però, alto o basso che sia, non basta da solo a raccontarci la situazione economica di un paese. Ecco perché debito o deficit pubblici vengono di solito analizzati in relazione al prodotto interno lordo, che è la misura della crescita economica di un paese. Ecco perché sentiamo così spesso parlare di rapporto debito-PIL o rapporto deficit-PIL. Se il rapporto debito-PIL di un paese è basso, significa che il suo prodotto interno lordo è sufficiente a ripagare senza troppi problemi gli interessi sul proprio debito. Se però il rapporto debito-PIL è alto, lo Stato potrebbe non avere abbastanza soldi per ripagare gli interessi sui propri debiti e quindi potrebbe dover prendere degli altri soldi in prestito solo per ripagare quegli interessi, creando una spirale di debito molto rischiosa che può portare alla bancarotta di uno Stato che in gergo tecnico viene chiamata default. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e condividi e scrivici nei commenti quale vorresti che fosse il prossimo video. Cercheremo di accontentarvi tutti, prima o poi. Per realizzare i nostri video infatti sono necessarie moltissime ore di lavoro, ma se vuoi aiutarci a realizzare molti più video molto più velocemente, puoi farlo visitando la nostra pagina Patreon all'indirizzo www.patreon.com/telospiegovideo, facendo una piccola donazione. In cambio riceverai sempre qualche ricompensa e il tuo nome comparirà nei ringraziamenti finali dei video di Te lo spiego. Grazie a tutti e che l'iguana sia con voi!